Iniziamo preparando la pasta frolla con 300 g di farina 00, 150 g di burro a pezzetti freddo, un pizzico di sale. Iniziamo a impastare. Continuiamo aggiungendo 100 g di zucchero semolato, un uovo, mezza bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di estratto di vaniglia e mescoliamo il tutto. Quando la pasta frolla sarà pronta, la avvolgeremo in un foglio di pellicola alimentare e la lasceremo in frigo a riposare per almeno 20 minuti. Andiamo a frullare un'arancia e mezza, mi raccomando, assicuratevi che la buccia sia edibile. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero semolato, tagliamo la frolla e la andiamo a lavorare con un mattarello e l'aiuto di 2 fogli di carta forno. Andiamo quindi a ricavare dei dischi. Questo stampo misura 10 cm di diametro. Andiamo ora a riempire ogni stampino. Ho realizzato dei coperchi con uno stampo da 6 cm di diametro.
Con queste dosi potete riempire dai 10 ai 12 stampi. Ovviamente potete anche utilizzare delle forme più piccole secondo le vostre esigenze. Inforniamo adesso a 180 gradi per circa 30 minuti, finché la pasta frolla sarà ben cotta. Mentre la pasta frolla sta cuocendo, andiamo a candire delle fettine di arancia, la metà dell'arancia che abbiamo conservato, con mezzo bicchiere d'acqua e 2 cucchiai di zucchero. La andremo a cuocere per circa 20 minuti. Ed ecco i nostri tortini appena sfornati. Andremo quindi a realizzare una glassa veloce con un po' di zucchero a velo e qualche goccia d'acqua o di succo d'arancia se preferite, e andremo a decorare con le fettine di arancia che abbiamo candito. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!